Tito non ha dato Beethoven. Chiaro di Luna no, l'ha dato un editore. Comunque sembra un titolo appropriato. È una sonata quasi fantasia, quindi comincia con un tempo lento, conosciutissimo, poi c'è un minuetto e un finale, finale molto in virtuoso. Se potesse star fermi con i cellulari, perché non diede gran parte del passo per potesse, grazie.